apriamo adesso una pagina che a me sta molto a cuore, TZ101. I am what I am my own special creation. TZ101. Eccolo qua, Tommaso Zorzi. Eccoci. Che è quel che è. Giustamente. Ciao Maurizio, ciao a tutti. Ciao, che bello ritrovarti. E ci ritroveremo tutte le settimane. Ci ritroveremo in televisione. E io poi ti vedo all'Isola dei Famosi con i tuoi abiti pastello. L'ultima volta ero in rosso. Ah, era tutto rosso. Stavi benissimo tutto il rosso. Grazie. Senti, io volevo parlarvi del mio personaggio della settimana. Chi è? Per questa settimana dobbiamo andare in America, perché vi parlo di Gwyneth Paltrow. Ah sì, ma non di candele ci parli. No, non vi parlo di candele. Ecco, niente candele. No. Perché Gwyneth Paltrow? Allora, Gwyneth Paltrow, perché praticamente lei ha rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato di fare una cosa che secondo me potrebbe essere da spunto per tante mamme che magari ci stanno ascoltando. Perché lei si è presa la briga una volta alla settimana di fare una lezione di educazione sessuale personalmente ai suoi figli. Vedi? Ora, siamo un po' in tema. Non candele, ma educazione sessuale. Sì. No, però finché educazione, secondo me, voglio dire, giusto, non lo dicevamo va poco fa anche con va fatta con Rocco Siffredi, che insomma bisogna spiegare ai ragazzi la differenza tra pornografia e realtà, soprattutto, no Tommy? Esatto, e diciamo che Gwyneth Paltrow, guarda, mi fa piacere perché si attacca perfettamente allora a quello che vi ha detto Rocco, perché Gwyneth Paltrow dice esattamente questo: in un'epoca in cui, come dire, l'informazione è a portata di mano, questa può essere un'arma anche a doppio taglio, perché un bambino di 12 anni può accedere a portali in cui magari il sesso gli viene spiegato nella maniera più sbagliata e nella maniera anche forse più violenta, no? Perché, certo, perché spesso per un bambino un filmato sicuramente più sbagliata. Più sbagliata. E dunque Gwyneth Paltrow cosa fa? Con una tutor, quindi non da sola, ma con una persona che fa questo di lavoro, un'educatrice sessuale, ai suoi figli che hanno 13 e 15 anni, fa delle lezioni in cui, come dire, spiega il sesso a un adolescente, a un bambino in fase preadolescenziale, e credo che questo possa essere un'idea per molte mamme, no? Non c'è dubbio. Però se c'ha 12 anni non è un bambino, è un ragazzetto, eh? È un ragazzo. Poi appunto, anche perché specialmente a 12 anni oggi le ragazzine si truccano, vogliono già, hanno già come idoli. Scusa Tommaso, scusa, ma a te chi ti ha insegnato, chi ti ha dato i primi rudimenti? Allora, vi avrei parlato anche di questo, perché praticamente io dall'età di 2 anni ho fatto delle scuole inglesi, e alla scuola inglese una volta alla settimana dall'età di 12 anni tu fai educazione sessuale, quindi quindi io mi ricordo che a 12 anni avevamo, poi ovviamente si va per gradi, la facciamo dai 12 ai 18 anni, ma io ad esempio mi ricordo una lezione, avremmo avuto 17 anni credo, dove siamo entrati in classe, ognuno di noi aveva una banana sul banco e abbiamo fatto la famosa lezione di preservativi. E questa, voglio dire, quella è utile. Anche perché ci sono i primi 5 minuti in cui magari sghignato le battutine, però quando si entra in un clima anche confidenziale sia col lato didattico che con i tuoi compagni, come dire, poi è utile, perché io ho conosciuto gente che è andata a farsi tipo l'esame dell'HIV perché ha baciato una persona e aveva avuto paura di prenderlo, specialmente negli eterosessuali, perché mentre magari noi omosessuali siamo un po' cresciuti tra virgolette con lo stigma dell'HIV, che è una delle prime cose che ti dicono, di stare al quale stare attento, quindi magari siamo paradossalmente più attenti a un etero che invece non considera mai questo come una possibile ipotesi, no? Dicono: io non metto il preservativo perché non voglio che rimanga incinta. No, tu il preservativo lo devi mettere non solo per evitare una gravidanza, ma anche per evitare le malattie sessualmente trasmissibili, e queste cose persone non le sanno. Non c'è dubbio. Guarda, leggevo in un'intervista, mi viene in mente quando parlava lui
Polvere di Stelle, il film di Vitti Sordi, Mando a Vase, la banana non ce l'hai. Sì. È un'altra lettura sessuale. Mando vai, se la banana non ce l'hai. Eccola. Bella vaiana, attacca da sta banana. Certo. Tra l'altro, questa cosa che avete fatto, che canticchiate, mi ricorda scene passate. Devi sapere, Tommy, che proprio perché ci sei tu il mercoledì, il disco Costanzo sarà un po' dedicato anche a te, e sarà proprio guaglione di Carosone. Quindi, se volete accennarcelo, e passa sul balcone, balcone, ma tu sei guaglione. Esatto. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. È un po' il vostro cavallo di battaglia. Ma io, questo, rispetto a voi che siete giovani, io ho conosciuto Carosone ed era una persona deliziosa, deliziosa. Ma sai, sì, che mi hanno tutti detto questa cosa qui. E poi lui è stato sposato con la signora Carosone per una roba come 60 anni, ha fatto un matrimonio lunghissimo. E come quando, no, dietro ogni uomo c'è una grande donna, la signora Carosone, oltre a essere stata la musa ispiratrice di molte sue canzoni, è stata fondamentale per lui nella sua carriera. Ma la bravura di Carosone è scrivere canzoni sdrammatizzanti. Ma l'ironia, ma l'ironia, ma era... Se ho un melone uscito bianco nei occhi da figlia, no? La panzè, che bella panzè, la panzè che tieni, bella me la panzè, dai, me la dai. Allora, io devo fare comunque i complimenti a Tommaso Zordi, perché Maurizio, Tommaso comunque è molto giovane e ha una cultura lui musicale. Lui si calla gli anni, chissà quanti ce n'ha. Lui dice, no, in realtà ne ha 55. Fa verso 56, sì. Però ha una cultura musicale davvero ampia. E a proposito, Tommy, siccome noi abbiamo 3 volte a settimana il disco Costanzo, mentre 2 volte a settimana c'è il disco per Costanzo, quindi gli ascoltatori scelgono un disco per Costanzo, ne vuoi suggerire uno tu che mettiamo domani per Costanzo? Allora, rimaniamo sulla musica napoletana? Sì. Dai. Allora, guarda, facciamo Fierro, Aurelio Fierro, a pizza. E tu voliva pizza, perfetto. Allora, domani il disco per Costanzo lo sceglie Tommaso Zorzi, che torna mercoledì prossimo con il suo TZ101. Guarda, grazie, Tommy. Grazie, Tommaso. Ci tengo molto che tu sia in questa trasmissione. Non ti deluderò. Tantissimi messaggi per te, piano piano cercheremo di leggerteli puntata dopo puntata. Sempre quando sì, va giù proprio. Vai in crack. Esatto. Grazie a Tommaso Zorzi. Su R101 facciamo finta che